Bene, buonasera a tutti, eccoci qui connessi con la dottoressa Renata Alleva. Ciao a tutti. Ciao, Ora, buonasera, buonasera a tutti. prima dell'inizio, facciamo un attimo un punto su come si utilizza la piattaforma Webinar, perché sono sicuro che molti di voi è la prima volta che utilizzano la piattaforma. Poi lascio la parola a Cristina Micheloni di IAB Friuli Venezia Giulia per un brevissimo saluto e poi Renata, partiamo con la tua presentazione. Allora, intanto vedo un attimo che ci sono Leonardo, Luca ed Emanuele che ci salutano, quindi ciao, buonasera anche a voi, buonasera a tutti quanti. Come funziona la piattaforma? Voi vedete che avete questo pannello di controllo che ha una freccettina in alto, questa freccettina che è arancione o rossa, dipende dal sistema che usate. Se voi cliccate sopra si espande, c'è una sezione chat o domande. Se voi scrivete lì dentro, io ricevo quello che voi scrivete, quindi intanto scrivetemi se è la prima volta che vi connettete al webinar o da dove vi state connettendo e se va tutto bene. Questo è lo strumento che utilizzerete per fare le domande poi nella sezione domande e risposte. Quindi, adesso vedo che, vabbè, chiaramente Ugo sai benissimo come usarla perché ne hai partecipato già a diversi webinar. Tutto ok, Alessandro, Sara, tutto bene. Laura, ne ho fatti tanti, quindi benissimo. Giancarlo, anche tu ne hai fatti tantissimi. Ah, Alessio, che è un tuo grande fan, ti saluta. Giuliana, Giulio, Luca, Camilla, Cristina, perfetto. Ciao Emilio, ciao Alessio, Emanuele, Giorgio, Susanna, Mauro e Valeria. Dai, perfetto, vedo che tutto funziona. Da Grotta a Mare Valeria, Anna Maria, è la prima volta, sembra funzionare tutto bene, prima volta anche per Pietro, prima volta anche per Massimo. Ok, perfetto. Bene, allora Cristina, io se tu sei pronta ti lascio la parola, adesso sentiranno il tuo microfono. Buon pomeriggio a tutti, grazie Renata, grazie a Francesco. Tutto bene, mi sentite? Sì, Sì, credo di sì. Sì, tutto perfettamente. bene. Buonasera a te, Ciao. 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 E per prima cosa vi ringrazio, ringrazio Renata per la disponibilità presa così al volo una mail, dai, facciamo un webinar subito, ci ha dato una risposta positiva e quindi sono molto contenta del fatto che siamo qui oggi e ci saremo la settimana prossima con due medici di ISDE, Gustavo Mazzi e Ernesto Rorai, che parleranno dell'impatto dell'uso dei pesticidi e dell'agricoltura sulla salute umana. Quindi due puntate per tutti i cittadini, non solo per gli agricoltori, sono cose che va bene sapere, è buono tutti sappiano, e visto che fino ad oggi abbiamo concentrato gli sforzi sulla formazione degli agricoltori in questo periodo usando webinar, ritorniamo anche all'offerta, diciamo, di approfondimenti per tutti i cittadini, cosa che abitualmente abbiamo fatto sempre dal vivo e che i tempi ci impongono da un lato di spostare sul web, però ripeto, secondo me è un'occasione per provare strumenti che altrimenti non avremmo mai sperimentato e che torneranno buoni anche alla fine dell'emergenza. Ringrazio Francesco per la pazienza, perché sta moderando una marea di webinar. Proprio penso che a fine di questo periodo dovremo rimpolpare la riserva di bottiglie di vino che vedo dietro la sua schiena. Grazie. Vi porgo i miei saluti a tutti quanti. Noi chiaramente proponiamo queste occasioni di approfondimento come IAB Friuli Venezia Giulia, che è l'associazione di promozione sociale che fa tante cose, sia culturali ma anche molto pratiche, di assistenza tecnica agli agricoltori, di informazione, eccetera. E un po' questa esigenza c'è nata anche di fare queste cose più culturali, di conoscenza, perché nelle ultime settimane con l'emergenza coronavirus è balzato l'attenzione soprattutto sulla nostra attività del GODO, acronimo che sta per Gruppo Organizzato di Domanda e Offerta. E siccome noi ci teniamo a spiegare che noi facciamo le consegne a casa dei prodotti biologici regionali, eccetera, però non siamo una società che fa e-commerce, facciamo qualcosa di diverso. E questo qualcosa di diverso passa soprattutto per capire come funzionano i sistemi
agroalimentari, come funziona l'agricoltura, ma anche come funzioniamo noi stessi e il perché dovremmo costruire questa alleanza con chi tra chi coltiva e chi consuma. Quindi questa è una di queste opportunità importanti per approfondire. Mentre scriviamo il programma di questa giornata, mi è venuto in mente che proprio di sistema immunitario, alimentazione, agricoltura e microbiota intestinale abbiamo cominciato a parlare nel 2018. Quando abbiamo fatto un incontro in una bella serata di maggio dentro il festival vicino lontano con Salvatore Ceccarelli che ci parlava di biodiversità delle piante coltivate e di modi diversi di fare breeding, con Loredana Canfora del CREA di Roma, della sezione rapporti suolo-pianta, che invece ci parlava di biota del terreno, e con Giovanni Gasbarrini. Professore emerito di medicina interna, che ci parlava del microbiota intestinale. Abbiamo messo assieme queste tre famiglie per scoprire che avevano tantissimi punti in comune e che avevano moltissimi individui che si sovrapponevano come specie, come famiglia. E quindi mi fa solo che piacere ritornare su questo argomento e passare per quel chilogrammo di individui, insomma, che vive dentro di noi, che non siamo proprio noi, ma più o meno è la stessa cosa, e che ci conviene trattare bene. A partire dal mangiare in un certo modo, perché ci tolgono un sacco di fastidi. È chiaro che non intendiamo dire quello che mangiate vi protegge al 100% dal coronavirus, non è quello il punto, però tutto aiuta, non solo a non ammalarsi, ma a stare bene, che è qualcosa di un pochino diverso e di più largo e più bisognoso di resilienza, diciamo così, anche nei periodi normali. Io mi taccio qui, se volete più informazioni sull'Aia Friuli Venezia Giulia c'è il nostro sito, su come funziona, cosa facciamo, cosa non facciamo, trovate tutto quanto lì e ringrazio di nuovo tutti e lascio assolutamente la parola a Renata e Francesco. Perfetto, grazie mille Cristina. Io tolgo il tuo audio così puoi tornare a seguire con tutta calma. Anzi no, l'hai tolto tu da sola, bravissimo. Quindi Renata, invece io mi taccio, tolgo la mia webcam e tolgo il mio audio così i partecipanti sentono solo te. Se c'è qualcosa invece che non funziona te lo faccio sapere subito, mentre se qualcuno ha bisogno di informazioni mi scrive in chat che io rispondo. Bene. Inizio. Mi tolgo questa cosa. Allora, devo abbassarmi. Oh, un attimo. Ok. So. Allora, scusate, ma c'è la finestra che non riesco a togliere. Prima ha funzionato bene, Ah, problemi scusami, con la diretta. sì, non ti preoccupare, c'è la freccettina, quella arancione, se tu la clicchi si riduce piccolina. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Bene, buonasera a tutti, spero che la vostra quarantena, bene o male, sia comunque sopportabile e cerchiamo di dare delle informazioni per renderla poi ancora più, come dire, sopportabile sapendo quello che è corretto mangiare e quello che è corretto sapere. Relativamente alla dieta e le relazioni della dieta e il sistema immunitario. Inizierò subito, beh, mi tolgo questo dente perché una delle importanti modulazioni del sistema immunitario sono operate dalla vitamina D, ma purtroppo la vitamina D non ha reali fonti serie alimentari, per cui l'unica fonte alimentare, produzione consistente è l'esposizione solare. I casi di carenza sono molti e sono frequenti anche in persone giovani e in quel caso, oltre all'esposizione solare e al corretto stile di vita, è opportuno, se i livelli sono bassi, integrare la vitamina D perché appunto è un'importante modulatura intestinale. Era doveroso che parlassi di vitamina D in questo momento e me la tolgo da qui perché poi io parlerò di alimentazione. E parlando di alimentazione, Cristina aveva nominato l'amico Salvatore Ceccarelli e probabilmente questo lavoro l'avevo visto da lui, in cui
anni fa, in tempi ancora non sospetti, si parlava di natural immunity e la relazione con la perdita della biodiversità a livello ambientale. Biodiversità non solo delle specie, diciamo, alimentari, ma anche di altre specie che abitano il nostro pianeta e la relazione con l'aumento abbastanza progressivo di patologie infiammatorie, sia allergiche che patologie tipo l'asma. E questa era una prima associazione che voleva in qualche modo mettere in evidenza che c'è una relazione anche a livello ambientale tra la nostra immunità e quello che ci accade intorno. Molto velocemente, non vi spaventate da queste slide molto tecniche, ma è solo per dirvi che, per esempio, il nostro sistema immunitario si basa anche su quelle che sono delle barriere fisiche. Ad esempio, la pelle è una barriera che costituisce una sorta di primo intervento, di prima difesa. Poi abbiamo una serie di secrezioni come la saliva o gli acidi gastrici o alcune secrezioni mucose che possono costituire un'importante difesa a livello immunitario. E poi ci sono, diciamo, invece delle reazioni che sono più competenti come la chemiotassi e lisi cellulare. Il sistema immunitario poi è anche costituito da ovviamente tutto un corredo di cellule che sono specializzate. Non ci entro in merito, ma globuli bianchi in generale, quindi leucociti e poi degli anticorpi che vengono prodotti e sono specifici. Per quello che riguarda i tipi di immunità, noi abbiamo un'immunità che è innata, che è quella più veloce, che è quella che praticamente è aspecifica e che è quella che noi abbiamo trasferito dalla nostra mamma, e poi c'è quella adattativa che è un po' più organizzata ed è quella che agisce in maniera più lenta e è organizzata e quindi si basa su alcune specifiche risposte immunitarie a partire da cellule che sono specifiche. Questa era doverosa per dirvi semplicemente che già qui troviamo una relazione tra questa, tra il sistema immunitario e dei micronutrienti come la vitamina A, la D, ve l'ho già citata, la C, la E, la B6, la B12, l'acido folico come vitamina B9 e alcuni minerali come lo zinco, il ferro, il rame, il selenio, il magnesio, che sono importanti modulatori di queste risposte immunitarie che vi ho detto. E questa è già una prima relazione in cui potete vedere come l'alimentazione effettivamente abbia un ruolo importante. Poi non è solo l'alimentazione, ma chiaramente è tutto uno stile di vita che comprende, oltre all'alimentazione, lo stile di vita sedentario o alcune abitudini al fumo o un eccessivo consumo di alcol o diciamo un avere uno stress cronico e psicologico. Adesso mi viene da sorridere perché sedentari, adesso lo siamo tutti, lo stress con le notizie ce l'abbiamo e una dieta, non so se la facciamo povera, abbiamo già tre fattori che ci potrebbero compromettere il sistema immunitario. Ma cosa è importante sapere? Che un sistema immunitario forte va costruito nel tempo e quindi capite come lo stile di vita e le abitudini alimentari nel tempo riescono a costituire un sistema immunitario forte. È chiaro che tra nutrizione, infezione e immunità c'è un'interazione bidirezionale e questa interazione bidirezionale passa poi per un importante, lo definirei, organo che è il microbiota intestinale. Non spaventatevi e non la dovete leggere tutta, è questa sorta di cartina della metropolitana, è solo per farvi vedere dove, cerco col cursore di farvici vedere, dove intervengono quelle vitamine e micronutrienti, a che intervengono delle reazioni immunitarie, quei nutrienti. Vedete che praticamente le troviamo in tutte le funzioni regolatorie immunitarie e troviamo sempre vitamina D, E, B6, vitamina A, D, C nella regolazione della proliferazione delle cellule T, nella cella immunità cellulomediata. Insomma, praticamente sono importanti in tutti gli step e pertanto già da questo si evince quanto è importante non avere delle carenze ed avere una corretta nutrizione. Tanto da poter dire che la nutrizione è un fattore chiave che può influenzare quindi positivamente il nostro sistema immunitario e anche mi piace questo termine all'inglese train perché lo allena il sistema immunitario perché con la nutrizione noi abbiamo anche
un sistema immunitario allenato e vedete come vengono riassunti dei fattori che possono influenzare su quella che è la risposta immunitaria, che sono dei fattori genetici. Il microbiota ne andremo a parlare in maniera importante, l'ambiente l'abbiamo già detto e la nutrizione abbiamo cominciato già ad evidenziare appunto l'importanza. E questa, diciamo, è la relazione piuttosto stretta in cui vi faccio notare come nell'alimentazione dobbiamo anche comprendere quelli che sono vari xenobiotici o contaminanti alimentari che noi possiamo introdurre proprio attraverso il cibo. La relazione tra sistema immunitario è strettamente legata, il nostro sistema immunitario è strettamente legato al microbiota intestinale. È importante sapere che circa il 70-80% delle cellule immunitarie hanno proprio sede nell'intestino e da qui si capisce come uno stato di eubiosi, cioè di equilibrio del microbiota intestinale, sia fondamentale proprio per assicurare un sistema immunitario forte. Quindi si evince che una buona nutrizione diventa indispensabile. Quali sono gli aspetti a livello di nutrizione che possono, diciamo, entrare in gioco in quello che è la costruzione di un sistema immunitario forte? Noi quando parliamo di dieta, parliamo di alimenti, dobbiamo pensare che questi ci devono fornire dei micronutrienti o delle basi per ricavare micronutrienti attraverso la sintesi endogena da parte del microbiota intestinale e vitamine che abbiamo visto sono indispensabili per la risposta immunitaria. Fornire una energia necessaria perché il sistema immunitario e le cellule immunitarie richiedono energia per poter poi difendere l'organismo e questa energia necessaria viene fornita da quelli che sono i componenti del microbiota intestinale o prodotti dei componenti del microbiota intestinale. Costruire, contribuire all'infiammazione o ridurre l'infiammazione. Una dieta può essere pro o antinfiammatoria, poi entreremo in merito quali sono gli aspetti. Fornire un corretto apporto energetico, perché se è sbilanciata noi abbiamo una malnutrizione che è per eccesso o per difetto e in entrambi i casi questo stato ci predispone ad avere un sistema immunitario fragile. E questa slide vi fa vedere come la doppia freccia, il sistema immunitario e il microbiota non sono due compartimenti separati, ma sono due compartimenti che sono continuamente in dialogo e continuamente interdipendenti. Interdipendenti in quello che poi è lo sviluppo del sistema immunitario, le funzioni immunitarie e quindi anche la predisposizione a delle patologie. Anche in questa slide, che è particolarmente, diciamo, intricata, l'ho messa semplicemente per farvi vedere, vi parlavo di componenti alimentari che hanno un ruolo piuttosto importante nell'immunità. Uno in particolare sono gli acidi grassi a catena corta che vengono prodotti dalle cellule intestinali che possono raggiungere i vasi sanguigni, quindi andare in circolo e attraverso questo raggiungere il midollo osseo dove vanno a stimolare la produzione delle cellule immunitarie. Quindi vedete, alimentazione dall'intestino, noi andiamo a produrre direttamente una reazione, una influenza, scusate, proprio sulla produzione di cellule immunitarie. E ancora, attraverso altri tipi di componenti, sempre dell'intestino, noi possiamo andare a influenzare quella che è l'omeostasi del polmone. Non a caso, per esempio, le patologie, diciamo, infiammatorie sono del polmone sono associate a una disbiosi intestinale. E proprio di disbiosi, la disbiosi la vado a introdurre perché attraverso l'alimentazione, ripeto, attraverso uno stile di vita, noi andiamo a modulare e ad agire sulla composizione del microbiota intestinale e possiamo determinare uno stato di eubiosi che quindi ci darà una omeostasi finale e quindi una buona regolazione anche del sistema immunitario, o uno stato di disbiosi che in presenza di fattori di virulenza o in presenza di patologie creano una disregolazione del sistema immunitario, creando un'infiammazione che è alla base oggi di gran parte delle patologie che vengono oggi definite non communicable disease, ma anche
diciamo, uno stato infiammatorio è anche quello che ci rende più fragili e sensibili anche a quelle che sono le infezioni, diciamo, virali o batteriche. E vedete che come la dieta, gli xenobiotici, l'eccessiva igiene, una piccola componente genetica vanno ad agire su queste due, diciamo, facce del microbiota che può essere in salute o può essere in fase di disbiosi, ma quello che è importante vedere è come la disbiosi sia associata a tutta una serie di patologie che sono extraintestinali, perché vedete, a livello intestinale abbiamo la celiachia, tutte quelle che vengono definite patologie dell'intestino, patologie del colon irritabile, patologie strettamente gastrointestinali, ma vedete che sono importanti, la disbiosi è importante anche in patologie metaboliche come l'obesità, nel fegato grasso, quella che viene definita steatosi epatica in termine tecnico, e tante patologie che sono anche a carattere autoimmune come il diabete di tipo 1, le artriti reumatoide, ma anche patologie che riguardano il sistema nervoso come l'autismo o come la sclerosi multipla. Tutto questo, diciamo, per dire che esiste, diciamo, una situazione di eubiosi e di stato di omeostasi che veniva inizialmente caratterizzata in modo da poter dire che un colon che vive una situazione, diciamo, di eubiosi, generalmente è costituito da un 50-55% di Bacteroides e un 40-45% di Firmicutes, che poi sono in realtà i due grandi fila che molti studi, il cui equilibrio, diciamo, sono stati, il cui equilibrio è stato associato a determinate patologie. Come diciamo, il microbiota viene caratterizzato e come viene formato, diciamo che inizia già in una fase fetale e nella prima, diciamo, infanzia, cioè appena nati, perché sia il parto che l'età gestazionale, che la modalità di allattamento al seno o non al seno e lo svezzamento ed eventuali terapie antibiotiche in queste fasi primissime della vita, danno già una caratterizzazione a quello che è il microbiota, che poi piano piano arriverà alla sua stabilità e comincerà ad assumere una base di microbiota adulto intorno ai 2 anni. Quindi gli eventi che avvengono fino ai 2 anni sono abbastanza importanti. E per esempio, tanto banalmente per farvi vedere l'effetto degli xenobiotici, per esempio, le terapie antibiotiche condotte in bambini da 2 a 7 anni hanno dimostrato una esacerbazione di quella che è l'infiammazione mediata dall'ipopolisaccaride quando c'è una terapia antibiotica in atto. E recuperare l'eubiosi intestinale dopo un singolo trattamento di antibiotici è qualcosa di abbastanza complicato perché persiste una carenza di bifidobatteri che vanno ripristinati e sono ripristinati dopo 6 mesi. Quindi capite come perturbare il microbiota è molto facile. Proprio perché Cristina aveva accennato a questa, al microbiota e a come c'è una analogia con quello che è il microbiota del terreno, vedete a sinistra come un terreno ricco di materia organica si comporta in immersione in acqua. Vedete dall'altra parte tutta l'acqua opalina con un terreno convenzionale che non è ricco di specie, probabilmente anche molto trattato. Più o meno questo è il nostro intestino. A sinistra avete quella che è l'omeostasi, dove abbiamo tutta una situazione più ordinata, dove abbiamo una funzione, una barriera che funziona in maniera perfetta, che isola i commensali e da quelli che sono i patogeni o eventuali, diciamo, agenti patogeni esterni. E dall'altra parte invece abbiamo a destra una disbiosi dove vedete che c'è una grossa confusione, ma che soprattutto dove non c'è più una barriera integra e dove i patogeni possono passare in maniera indisturbata. Questa disbiosi, vedete, è rappresentata in questo modo e diverse sono le famiglie che contribuiscono, sebbene ad oggi si pensa che non siano le singole, diciamo, specie a determinare una associazione con un determinato stato di disbiosi, piuttosto è l'insieme, diciamo, delle specie e
in grado, diciamo, di dare una eubiosi, che non piuttosto una singola, diciamo, una singola specie batterica, e neanche la quantità, quanto la biodiversità è importante, quindi la presenza di tanti batteri. Queste sono tutte le patologie che sono state associate alla disbiosi intestinale e ancora non è chiaro se nata prima e nasce prima l'uovo, la gallina o l'uovo, perché queste sono state associate, ma non sappiamo se la disbiosi ne è causa o se ne è la conseguenza. E per parlare di microbiota sano, quindi in termini di microbiota sano, noi dobbiamo avere quattro caratteristiche importanti. La biodiversità. Quindi avere più diverse specie, un microbiota che è ricco di specie, stabilità, quindi deve essere piuttosto stabile nel tempo, deve avere una sua resistenza contro l'attacco dei patogeni, deve avere una sua resilienza, ossia una capacità, vedete che sono caratteristiche che sono molto analoghe ai terreni, la capacità di rigenerarsi dopo che c'è stato uno squilibrio, c'è stato un attacco patogeno. E quindi è esattamente quello che verrebbe in un terreno. Vi faccio subito vedere quanto sia complicato oggi assicurare una biodiversità intestinale, perché se noi ci rechiamo in un supermercato dove abbiamo una quantità di cibi che però sono tutti industrializzati, dove sono caratterizzati più o meno da bassi, diciamo da ingredienti di bassa qualità e soprattutto ingredienti molto simili, capite come sia difficile assicurare attraverso l'alimentazione una biodiversità. E anzi, il cibo è in grado anche di avere, diciamo, un effetto infiammatorio. Ad esempio, ci sono degli studi che hanno dimostrato che con l'ingestione di certi cibi, poi vedremo quali, si ha un livello di grado di infiammazione postprandiale che non si limita semplicemente all'intestino, non è solo regionale, ma diventa sistemico con un aumento di livelli sierici, cioè nel sangue, di quelle che vengono definite delle interleuchine infiammatorie, IL-17. Ad esempio, adesso diciamo il Covid che ci ha tanto impaurito e preoccupato è caratterizzato da quella che viene definita una tempesta citochimica, cioè un'eccessiva produzione di interleuchina 6. Ecco, vedete come la dieta, per esempio, è in grado di creare infiammazione. E per esempio, un banale esempio di come si possa infiammare con una dieta e come si possa ridurre la quantità di specie a livello di microbiota intestinale è guardando come, per esempio, quello che accade quando si ha una dieta raffinata, cioè quella che ha caratterizzato gli ultimi, diciamo, 50 anni di dieta, quando i cibi integrali sono stati abbandonati perché erano marroni e brutti e sono arrivati dei prodotti che sono stati completamente raffinati e anche magari arricchiti con degli zuccheri. E vedete come il microbiota scivola verso una peggiore, diciamo, colonizzazione, quindi una minore biodiversità, mentre la maggiore biodiversità è assicurata dalla presenza di carboidrati complessi. Parlando di malnutrizione, come vi dicevo prima, non si deve pensare solamente alla nutrizione in difetto, che è una delle medaglie dell'alimentazione nei nostri giorni, ma anche a quella che è un'alimentazione per difetto. Pochi, o forse molti perché la consapevolezza è aumentata, associano uno stato di sovrappeso ed obesità anche a carenze nutrizionali. Eppure, essere obesi spesso crea una carenza importante a livello di micronutrienti. E quindi parlare di malnutrizione è importante anche nell'ottica dell'eccesso di peso. E vedete come effettivamente la malnutrizione sia una caratteristica e la malnutrizione come carenza di ferro, di acido folico, di vitamina A, di zinco, che vi ricordo nella prima slide sono fondamentali nella immunità. E vedete come in realtà l'obesità, proprio per questo, è una condizione associata alla
rischio aumentato di diverse patologie, il diabete, le patologie coronariche, molti tipi di cancro, ma c'è anche una tendenza ad avere una maggiore inclinazione alle infezioni e alle infiammazioni ed è, vedete, l'obesità caratterizzata proprio da un aumento di citochine infiammatorie in circolo. E proprio uno studio che era stato fatto in Francia ha mostrato come c'è un aumento maggiore, un rischio maggiore di mortalità nelle persone che consumano alimenti ultraprocessati, cioè quegli alimenti che vi ho fatto vedere prima, che sono molto elaborati, ricchi di additivi, ma che hanno perso quel carattere, diciamo, di nutrimento e sono diventati più che altro fornitori di energia con basso contenuto di micronutrienti. Questo era stato già evidenziato da Singh nel 2017, in cui si era andato a valutare come, per esempio, alcuni alimenti o alcune diete basate prevalentemente su alimenti vegetali andassero ad agire proprio a livello intestinale, costituendo un'alterazione del microbiota in un senso positivo o negativo, perché vedete, per esempio, dei grassi insaturi o monoinsaturi hanno una modulazione positiva, aumentando quelle specie batteriche come bifidobatteri, lattobacilli, Akkermansia, che sono dei batteri importanti per lo stato di salute. Diversamente, invece, questi batteri utili diminuiscono in associazione ad altri tipi di dieta. E c'è stata sempre recentemente un'associazione tra è stata studiata l'associazione tra quella che è la caratteristica Western diet fatta appunto di alimenti densi di energia, l'infiammazione e lo sviluppo delle patologie, diciamo, infiammatorie o non communicable disease e il ruolo invece di quella che veniva definita dieta mediterranea. Ora, molti diranno che la dieta mediterranea è scomparsa, probabilmente la dieta mediterranea non è quella che molti riferiscono pensano sia mangiare grandi quantità di pasta e di pane. In realtà la dieta mediterranea era una ben specifica dieta in cui si consumavano una grossa varietà di cereali, prevalentemente cereali in chicco, e una dieta basata molto sull'apporto di fibre. E questa dieta è spesso opposta a quello che invece è diventata la dieta tipica del mondo attuale, cioè quella che viene definita il Western diet. E qual è? Che cos'è che manca in maniera importante? Vedete che entrambi i tipi di dieta possono e modulano il microbiota intestinale, attraverso il microbiota intestinale modulano l'infiammazione e quindi hanno un effetto, un'influenza su quella che è l'immunità, ma vedete che la maggior parte, diciamo, del ruolo che viene affidato come modulazione dell'immunità è affidato alle fibre, agli indoli, che sono dei componenti importanti delle verdure, di alcuni semi, e alle vitamine che sono spesso contenuti in alimenti vegetali. Di fatto, questa è una slide su cui salto, ve la faccio vedere molto velocemente, ogni dieta ha un effetto su quella che è l'immunità e quelle che sono le, diciamo, colonizzazioni a livello intestinale. Quindi quando noi mangiamo dobbiamo capire che stiamo facendo proprio un vero atto di salute. Quali sono le modifiche del microbiota in base alla dieta? Sono state paragonate in questo studio alcuni tipi di dieta che sono quelli più comuni e più frequenti nel nostro attualmente. Sapete che ci sono delle diete gluten free abbastanza di moda un periodo per perdere peso, ma poi sono anche degli approcci, diciamo, terapeutici per alcune patologie infiammatorie, sebbene le persone non siano affette da celiachia. Quindi viene utilizzata la dieta chetogenica, che è molto popolare, che è utilizzata anche come trattamento di alcune patologie, ma viene utilizzata anche nel trattamento delle obesità o per i dimagrimenti veloci. Mediterranea, la dieta vegana e vegetariana. In sostanza, tutti agiscono sulla diversità del microbiota. Risulterebbe da questo studio che in realtà una dieta mediterranea è quella che assicura una maggiore biodiversità e una maggiore stabilità, con una produzione efficiente di acidi grassi a catena corta che hanno
un ruolo importante antinfiammatorio per la produzione di due citochine, l'interleuchina 10 e l'interleuchina 22. E qui vediamo come le diete che vengono ad oggi definite più efficienti per lo stato di obiosi, che sono la dieta mediterranea, la dieta giapponese e quella vegetariana, agiscano proprio su quella che è l'obiosi intestinale, mentre le diete ipercaloriche e le diete occidentali agiscano favorendo la via infiammatoria, vedete, del TNF-alfa e dell'interleuchina 6, quell'interleuchina 6 che vi ho nominato prima, alterando anche il rapporto tra Bacteroides e Firmicutes, come vi dicevo. Quali sono i componenti alimentari che in realtà sono stati, diciamo, associati alla promozione di infiammazione? Vedete, i grassi, il colesterolo e il sale, che è un fattore al quale facciamo spesso poca attenzione. Il sale nell'alimentazione agisce, diciamo, come importante modulatore. Vedete, è in grado di diminuire la presenza di lattobacilli ed è in grado di stimolare la via infiammatoria, stimolando l'interleuchina 17 e un fattore infiammatorio che è l'IF, che è l'interferone gamma. Ancora, quali invece possono avere un effetto e un ruolo protettivo? Abbiamo detto il ruolo delle fibre, perché vengono metabolizzate e fermentate da alcuni batteri a livello intestinale e producono questi acidi grassi a catena corta, che sono degli importanti modulatori e sono, diciamo, un'importante difesa immunitaria. Il trittofano e gli indoli, che sono componenti che noi ricaviamo dalle fibre, da una grande quantità di verdure, ad esempio quando si parla di brassicace, dei cavoli, cavolfiori, ma anche la stessa rucola, i semi di lino, sono molto ricchi di questi componenti. E poi vedete la vitamina A e la vitamina D, lo stesso che sono due componenti importanti antinfiammatori. Qui in questa slide vedete come in realtà questi componenti, tra cui abbiamo anche le leguminose, la frutta secca oleosa, vanno ad agire con degli specifici, il triptofano l'abbiamo visto, ma ce ne sono altri di componenti alimentari. Vanno ad agire direttamente su quello che poi è il nostro rischio di sviluppare patologie, e quindi questa è una relazione piuttosto diretta. E vedete, andando a controllare quella che è l'abbondanza, da questo studio si è visto come una dieta mediterranea in realtà favorisca anche l'abbondanza di specie. Le fibre sono importanti e i polisaccaridi delle piante sono molto importanti per la produzione di questo acido grasso a catena corta, il quale ha innumerevoli ruoli: quello di stimolare il sistema immunitario, quindi un'azione diretta sul sistema immunitario, ma anche quella di fornire nutrimento a quelle che sono le cellule dell'intestino. E quindi è anche una fonte di energia, e quindi poi in turn, come dico in inglese, quindi di rimando, ha anche un effetto importante su quello che è il controllo dello stress ossidativo e il controllo della integrità della barriera, e ha anche un ruolo antitumorale. Come i polisaccaridi, e quindi con dei cereali in chicco, anche gli omega 3, qui c'è la fonte, diciamo, animale che è il pesce, ma ci sono anche delle fonti vegetali di omega 3, come ho citato prima i semi di lino, dei precursori degli omega 3, ma anche delle noci, che sono lo stesso, hanno un effetto diretto su quella che è l'immunità e diminuiscono il ruolo ed hanno un ruolo antinfiammatorio. Quali sono i metaboliti attivi degli omega 3? Sono le resolvine, ed è stato studiato in effetti che hanno un'azione importante antinfiammatoria ed hanno un'azione importante anche nella modulazione della progressione del cancro. Uno studio
abbastanza caratteristico e simpatico che era stato fatto sui bambini affetti da asma, avevano visto come gli omega 3 hanno un ruolo antinfiammatorio importante, riducendo per esempio l'intensità e la frequenza delle crisi d'asma rispetto ai bambini che avevano una dieta molto più ricca di omega 6. Quindi vedete, componenti infiammatori e antinfiammatori della dieta. A riguardo della dieta mediterranea, quindi che è ricca di fibre vegetali e povera di proteine animali, grassi saturi e zuccheri raffinati, questa sembra promuovere la proliferazione intestinale di batteri favorevoli. Mi verrebbe da dire che altre diete che comunque si basano prevalentemente sul grosso apporto di fibre vegetali, lo stesso sono efficienti nel promuovere una eubiosi. L'altra componente importante della dieta mediterranea o della dieta, diciamo, basata su alimenti vegetali è quella di avere di determinare un apporto importante dei polifenoli, che sono altri importanti modulatori del sistema immunitario e quindi sono degli importanti modulatori anche di quella che è la immunotossicità, della epatotossicità, della risposta endoteliale e sono importantissimi non soltanto quindi come antiossidanti, che è la prima, diciamo, ruolo che ci viene in mente, ma proprio sono in grado di andare ad agire sul DNA e quindi ad agire come modulatori epigenetici anche nel determinare dei componenti del sistema immunitario. I polifenoli della dieta, che sono assimilati e decomposti dall'intestino, sono anche stati associati ad un'alterazione, modulazione del microbiota intestinale che ha un ruolo poi in quello che è lo sviluppo dell'obesità. Queste sostanze, per esempio la fisetina, la curcumina, la vitamina E, che è un antiossidante anch'esso, e gli omega 3, insieme agli acidi grassi, sono tutti, insieme ad altre sostanze ed altre vitamine come la vitamina D, la vitamina A, la quercitina e l'epigallo catechin gallato, hanno tutti una importanza a livello immunitario e sono in grado quindi di regolare e inibire, vedete questo segnettino qui significa che inibiscono quelle che sono delle vie che sarebbero pro-infiammatorie. Ma l'alimentazione e la salute, quando parliamo di questo argomento, dobbiamo valutare tanti aspetti, quelli che sono prettamente nutrizionali, ma poi anche com'è il metodo di produzione degli alimenti, la preparazione, perché abbiamo visto che gli additivi comunque presenti possono in qualche modo impoverire in realtà l'alimento di quelli che sono i micronutrienti essenziali, arricchirli di sostanze che sono delle sostanze xenobiotiche. Va considerato l'impatto sull'ambiente, mi ricollego a quella che è la prima slide che vi ho fatto vedere, così come vanno considerati i residui che possono esserci negli alimenti se vengono prodotti utilizzando per esempio dei pesticidi o delle sostanze o dei fitofarmaci. Sostenibilità della produzione, perché l'impatto sull'ambiente si ripercuote inevitabilmente sulla nostra salute e sulla nostra immunità. Quindi dovremo cominciare a pensare a quello che è l'alimento non solo per quello che riguarda le calorie che ci apporta, ma anche per i contaminanti che ci possono arrivare. Perché vi faccio questa piccola, diciamo, digressione su quella che è la qualità e l'eventuale presenza di contaminanti? Perché vedete, ci ritroviamo sempre in quella barriera intestinale e proprio l'intestino, oltre ai tanti ruoli che ha, è anche quello di detossificare il nostro corpo una volta che noi abbiamo inserito queste sostanze. E vedete che attraverso l'intestino, comunque insetticidi, fungicidi ed erbicidi che possono attraversare la barriera intestinale, vedete, possono andare ad influenzare comunque i Toll-like receptor 4, che sono delle cellule che fanno parte del corredo immunitario, scusate, e in questo modo possono attivare una serie di reazioni infiammatorie che sono associate alla patologia.
Vedete che queste sostanze possono comunque contribuire all'accumulo di grasso, possono contribuire ad alterazioni metaboliche del fegato, possono determinare l'aterosclerosi, per esempio, quando abbiamo la formazione di alcuni composti che sono composti ossidati della trimetilamina, e questi sono stati strettamente correlati con l'aterosclerosi. Quindi anche contaminanti attraverso l'intestino possono determinare delle importanti alterazioni, e vedete che con le freccette vi faccio vedere tutti quei pesticidi che hanno e creano, è stato dimostrato che creano o in modelli umani o in modelli murini, cioè su topi, hanno creato, diciamo, delle alterazioni del microbiota intestinale. A questo punto, un tema a me caro è quello della qualità alimentare, perché sono una nutrizionista che non ha mai ragionato, posso dire, fin dall'inizio dell'esordio della mia carriera, non ha mai ragionato in termini di calorie. Ma il primo requisito per me importante è quello che è la qualità dell'alimento e come viene prodotto. E quindi mi sono sempre avvicinata al tema di alimenti che sono stati prodotti rispettando la terra, ma soprattutto in terreni che sono ricchi, biodiversi, come vorrei che il mio microbiota intestinale fosse per essere efficiente per il sistema immunitario. E quindi mi sono spesso, diciamo, interessata di agricoltura biologica, e nei vari studi, nella varia documentazione che mi sono fatta, mi sono a questa domanda: se l'agricoltura biologica può contribuire alla salute, mi sono risposta che può farlo in due modi: riducendo le esposizioni ambientali residenziali, perché se si vive vicino a dove si produce con pesticidi, ovviamente sono esposta attraverso le vie aeree, ma anche attraverso, diciamo, il cibo che mangio, e poi attraverso un miglior profilo nutrizionale degli alimenti, perché qualche studio ci indica che in realtà gli alimenti prodotti con una modalità di agricoltura biologica, biodinamica, senza l'utilizzo di pesticidi, ma puntando su quella che è la ricchezza del terreno, in realtà sono anche più ricchi di quei famosi micronutrienti che a noi servono per la nostra immunità. E questo è uno studio molto, diciamo, riassuntivo, uno dei tanti, fa parte di un grosso studio NutriNet Santé, ne sono usciti diversi da questa coorte che è stata studiata, dove si vede che, per esempio, mangiare biologico rispetto, diciamo, al gruppo che mangia convenzionale, il gruppo che mangia biologico ha dei residui. Queste sigle sono tutti residui metaboliti di diversi tipi di pesticidi, significativamente livelli più bassi a livello urinario, cioè noi mangiamo i pesticidi e abbiamo dei metaboliti nelle urine. Questo dimostra che siamo esposti. Mangiare biologico ci espone meno, e abbiamo visto che queste sostanze sono tossiche per il nostro intestino. Ancora, questo studio, lo stesso, dimostra come mangiare biologico in adulti e bambini in realtà si traduce sempre, vedete, gli istogrammi verdi sono quelli relativi alle escrezioni urinarie dei metaboliti di pesticidi, relative alle persone che hanno mangiato biologico, e vedete che sono tutti più bassi, quindi la dieta biologica ci espone meno. Una meta-analisi di Baranski, che è stata fatta nel 2014, forse quella più celebre e quella ancora più citata, che ha analizzato e ha visto il confronto tra alimenti biologici e alimenti prodotti invece in maniera convenzionale, ci ha detto e ci ha dimostrato che c'è una differenza di contenuti di sostanze polifenoliche, di antiossidanti, di vitamina E, di vitamina C, di zeaxantina, di luteina, che va da un 20 a un 80% a seconda dell'alimento che è stato analizzato, maggiore nel biologico rispetto all'alimento convenzionale, e soprattutto che sono molto meno a rischio di contaminazione di cadmio, che è ben 4 volte più basso rispetto a quelli che sono gli alimenti convenzionali. Il cadmio è un alimento, è un metallo pesante, cancerogeno, e questo non è indifferente. Vedete, passando a questa, diciamo, review del 2018, vedete come gran parte l'alfa tocoferolo è il retinolo, l'alfa carotene, il beta carotene, il licopene, la luteina, la zeaxantina, il ferro, il magnesio sono tutti micronutrienti importanti
per quello che riguarda la nostra immunità e vedete come in realtà gran parte di questi siano maggiori nel gruppo, diciamo, prodotto, nel gruppo di alimenti prodotto, scusate, nel gruppo di persone, a cui sono stati dosati nel sangue, che mangiavano, alimenti biologici. Quindi mangiare biologico in qualche modo ci arricchisce di più. Ancora, questo è il microbiota di una mela prodotta in modo biologico. Questo è uno studio molto particolare che vi volevo far vedere perché è una curiosità. Sto chiudendo. La maggior microbiota presente nel frutto, nella pelle, nella polpa, ma anche in quella che è il fusto. Quindi dal terreno ricco passa all'alimento ricco, dall'alimento ricco arriva al nostro microbiota. Questo è il punto importante. E un altro punto importante è come è stato dimostrato che mangiare biologico, e questa fa parte sempre di quel gruppo di studio del NutriNet Santé, è uno studio prospettico, si è visto che chi consumava abitualmente prodotti biologici ha visto una diminuzione del rischio di tumore mammario in postmenopausa e di quelli che sono i tumori oncoematologici. Qui parliamo di immunità, perché anche la patologia tumorale ovviamente sapete che dipende moltissimo dal sistema immunitario. Concludo quindi facendo delle considerazioni finali, che lo stato di nutrizione, come avete visto, influenza fortemente lo stato di salute e il microbiota e quindi il sistema immunitario con il quale il microbiota è in continuo scambio. Un buono stato nutrizionale aiuta a controbattere l'effetto tossico dei contaminanti ambientali, perché quando noi abbiamo, ad esempio, una non carenza di micronutrienti, quindi abbiamo un buon pattern di micronutrienti, anche quando respiriamo delle sostanze, diciamo, che possono arrivare attraverso la respirazione, avere un buon pattern di micronutrienti e di vitamine è importante appunto anche per ridurre l'effetto tossico. L'alimentazione biologica può contribuire allo stato di salute con un miglior profilo nutrizionale e quindi questa è una considerazione che faccio io, può contribuire anche ad un sistema immunitario forte. Ed ho concluso. Perfetto, grazie mille Renata. Eccomi. Bene, passiamo alla parte di domande e risposte col pubblico, però prima chiedo a Cristina, che mi aveva chiesto la parola prima, se sei pronto, così ti attivo l'audio. O forse devi riattivartelo tu. Sì, Perfetto, ho già riattivatelo. fatto. Sì. Eccomi. No, rispondo solo alle domande che ci arrivano per i crediti per i periti agrari e per gli agronomi. Allora, già per gli altri incontri abbiamo già comunicato all'Ordine dei periti agrari e degli agronomi l'elenco dei partecipanti, alcuni organi territoriali li hanno già accreditati, quindi li vedete già nei vostri, sul sito, insomma, sul portale. Altri lo faranno nelle prossime settimane, dipende un po' dall'ordine locale, il tempo, ma abbiate tranquillità e fiducia, verranno caricati. L'incontro di oggi e quello della settimana prossima sono automaticamente riconosciuti dai periti agrari, quindi alla fine dei due incontri manderemo le liste dei partecipanti al collegio, scusate, dei periti agrari, che farà la stessa cosa, quindi li caricherà nei profili individuali. E non abbiamo invece i crediti per quanto riguarda gli agronomi, nel senso che non sono riconosciuti in automatico, ma ognuno di voi potrà richiederli come formazione individuale, quindi dovete solo caricarlo sul sito, sulla piattaforma del CONAF. Quindi, anzi, è tra le attività metaprofessionali, quindi sono quelle di cui di solito gli agronomi scarseggiano e diventa particolarmente interessante. Bene, grazie mille Cristina. Grazie, Allora, Renato. Grazie, scusa, volevo però dire grazie a Renata perché è veramente stata un'ora fantastica. Meno di un'ora, ma è volata. sì, vero, 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 Grazie. vero, vero, vero. Grazie mille Renata, davvero. E Cristina, togli tu il tuo microfono? Sì. Ottimo. Bene, perfetto, grazie mille Cristina, grazie mille Renata. Allora, passiamo un attimo alla sezione domande. C'è intanto Alessio che dice che ti segue sempre e che ha interagito molto durante la tua diretta e chiede: che ruolo hanno i polifenoli del vino nei confronti della disbiosi intestinale, in particolare verso la leaky gut syndrome?
Allora, per quello che riguarda i polifenoli del vino, un po' dobbiamo rivedere questo mito, nel senso che in generale l'alcol per alcuni tipi, diciamo, di patologie è visto come un alimento infiammatorio e la quantità di polifenoli del vino, beh, ci riferiamo prevalentemente al vino rosso, in realtà avrebbero una quantità consistenza, arriverebbero a una quantità consistente se noi poi rischiassimo anche la steatosi epatica, dovremmo bere un bel po' diciamo, di vino e quindi in realtà è stato piuttosto rivista come fonte di polifenoli, mentre è importante, diciamo, assumere i polifenoli attraverso alimenti vegetali, attraverso la dieta, attraverso quelli che sono, diciamo, frutta e verdura che ne contengono molte, con il vantaggio che sono associati anche alla frutta, scusate, alle fibre. Ottimo, 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 grazie mille. Ti chiedo di abbassare un po' l'audio del tuo computer perché sento che ogni tanto rimbomba, Ok, vado. cioè Dove rimbomba sta? il mio audio, cioè almeno penso che sia quello, però non è molto Provo. fastidioso. Com'è? Ok, perfetto. Sì, Ora? mi pare che vada meglio, mi Meglio? pare che vada meglio. Sì. Ok. Allora, Carlotta ci chiede come agiscono gli zuccheri semplici nel funzionamento del microbiota. Allora, gli zuccheri semplici sono alimenti, forse c'era una slide. Che sono associati, sapete, un'alimentazione molto ricca di zuccheri semplici e di fibre. Quando vi avevo fatto vedere l'alimentazione, ricca di alimenti raffinati, ci cascano dentro anche gli zuccheri, quindi, agiscono creando una, fermentazione e una sorta di disbiosi e quindi sia il fruttosio, lo sciroppo di fruttosio o glucosio sono tutti zuccheri che facilitano una disbiosi intestinale. Quindi agiscono quando c'è una disbiosi intestinale ovviamente su quella che è la perdita della barriera della, intestinale, quindi agiscono in questi termini creando uno stato di disbiosi. Ottimo, grazie mille. Francesca invece ci chiede quali alimenti si possono assumere così da avere un buon pattern di vitamine ed acido folico, eccetera. Allora, quando parlavo di dieta mediterranea, che poi uno voglia chiamarla così o no, diciamo una, come dicono gli inglesi, una plant-based diet, ossia che sia una dieta vegetariana, che sia una dieta vegana, che sia una dieta che includa comunque anche delle proteine, animali, sia prevalentemente una dieta ricca di verdure e ricca di fibre. Perché in realtà, per esempio, l'acido folico è contenuto in folico da foglia in tutte le foglie verdi, le verdure a foglia verde, e gran parte dei micronutrienti come il magnesio. Anzi, forse se riesco, vi faccio, può essere utile, mi vedono, vero? Sì, ti vedo, ti vedo. Ah, ok, quindi. Vi avevo fatto una sorta di slide per farvi vedere, poi alla fine che le fonti degli alimenti, se gli alimenti sono prodotti bene, vedete di vitamina C, di vitamina A, guardate, sono tanti alimenti vegetali, vedete, si parte, cioè, ci sono anche degli alimenti animali, per esempio la ricotta o l'uovo, ma vedete quanti alimenti vegetali contengono tutti quei micronutrienti che noi, la vitamina E, lo zinco, gli omega 3 sono prevalentemente più animali che vegetali, però ecco, questo per dirvi come effettivamente gli alimenti, quindi in generale, gli alimenti a base di scusate, non mi ritrovo, ecco, a base di fibre e quindi a base di verdura e di frutta già ci danno gran parte di micronutrienti utili. Ok, perfetto. Io vedo che stanno arrivando tantissime domande, perdonatemi se non le faremo tutte perché sennò rimaniamo qua fino a domattina. Allora. Intanto scelgo. Passo alla domanda di Giuseppe che ci chiede qual è la differenza tra il glutine dei grani antichi e quello delle varietà moderne di grano?
È la quantità che cambia o la struttura molecolare delle proteine del glutine? Allora, in realtà qui ci sono tanti esperti che potrebbero parlare al mio posto, però diciamo, parlando con loro mi sono chiarita questa idea. In realtà non si parla tanto di differenza di glutine, e in alcuni casi c'è una differenza di alcuni epitopi, cioè che sono delle parti, diciamo, che caratterizzano la struttura, che possono essere più o meno tossici. Però in realtà il discorso della tossicità di certi grani o di certi grani moderni poi non è solo legata alla qualità del glutine, ma anche per esempio al discorso delle ATI proteins, questi tipi particolari di proteine che possono comunque indurre una risposta anche immunitaria, per cui è abbastanza complesso, però è un po' rivista, diciamo, quella che è la differenza in termini stretti di glutine, soprattutto di quantità, perché in realtà, per esempio, alcuni grani antichi o tradizionali, come è corretto definirli, come quantità ce l'hanno simile ai grani, diciamo, moderni. Quindi si tratta di epitopi, diciamo, tossici, cioè di piccole sostanze, di Perfetto, grazie. piccole, diciamo, variazioni, componenti. Alessio, ha chiesto una specificazione alla tua risposta alla sua domanda prima, e quindi chiede se è meglio frutta e verdura colorate piuttosto che vino, quindi. Assolutamente sì, ci sono vari slogan, diciamo, mangiate a colori e crudo. Quando parlo di alimentazione, quando i miei pazienti spesso mi chiedono, dice, ma è uguale se io mangio la stessa verdura? Dico, beh, per comodità può capitare, però quello che è buono, perché parliamo di biodiversità, cioè per avere l'intestino biodiverso e agire sull'immunità, è importante mangiare a colori, perché avete visto che i colori sono quei famosi polifenoli, quindi gli antociani sono nel cavolo rosso, per esempio il beta-carotene caratterizza le verdure arancioni, quindi sì, è giustissimo mangiare a colori, è giusto mangiare almeno una porzione cruda e una porzione cotta, perché diciamo la verdura cotta può fornire o può dare dei vantaggi, ma chiaramente se la si cuoce al vapore la perdita è minore, ma se si fa bollire si perdono anche tanti polifenoli. Quindi dico sì, soprattutto verdura, quantità di frutta, e i più ricchi di polifenoli sono i frutti di bosco, sono i ribes, sono le more, sono i mirtilli, che assolutamente sono dei frutti da considerare, perché hanno basso apporto di zuccheri a vantaggio di una grossa quantità di polifenoli. Nella scala ORAC, che è quella scala che definisce la quantità antiossidante di un alimento, i frutti di bosco sono quelli che occupano il posto più alto. Perfetto, grazie mille. Io vedo che un po' di persone me lo stanno chiedendo, chiedono la possibilità di salvarsi questa immagine, questa top 10 di smart fonti di vitamina C. Fate così, se siete da cellulare fate uno screenshot con il cellulare, dovreste sapere come farlo. Se siete a PC invece uscite dalla modalità schermo intero, quindi cliccate sul quadratino tra la X e il meno. E sopra le nostre webcam c'è il pulsante screenshot. Se possiamo, Renata, se si può fare una. Certo, queste sono, c'è scritto sotto, sono, ma in realtà se vogliono possono farlo, se no questo c'è scritto sotto la fonte, perché è della banca dati dell'IEO, quindi se uno va nel sito, però si può fare, e se volete posso anche tornare indietro se vogliono fare i vari screenshot, cioè si trova tutto come fonte istituzionale anche nel sito dell'IEO, dell'Istituto Europeo di Oncologia, però assolutamente non ho problemi. Allora, intanto passo un attimo alla domanda di Emilio che ti fa i complimenti per l'intervento, intanto, e chiede come influenzano i probiotici come L-case o lo yogurt o il kefir il microbiota intestinale.
Oh, allora, anche questo è una cosa importante. C'era una slide che era di troppo, evidentemente, e mi è saltata. C'era proprio il ruolo immunomodulante del kefir, ma in generale di tutti i prodotti fermentati. Hanno un ruolo importantissimo. Primo perché la fermentazione ci migliora alcuni aspetti nutrizionali, banalmente rispetto ad uno yogurt, un kefir ha meno lattosio, quindi chi è sensibile al lattosio è molto più tollerante al kefir, quindi riduce dei fattori nutritivi che possono dare problemi di intolleranza, rendono più biodisponibili alcuni nutrienti, quindi per esempio il calcio è biodisponibile, lo iodio è più biodisponibile in un kefir e hanno un'azione immunomodulante, quindi sicuramente gli alimenti fermentati, ma parlo di alimenti fermentati che sarebbe meglio prodursi a casa, quindi con produzione autonoma, sono ricchi e vanno ad arricchire il microbiota intestinale, quindi hanno un ruolo importante nell'immunità e nell'irrobustire il sistema immunitario. Ok, perfetto. Io faccio le ultime 5 domande, che sono quelle di Cristina, un'altra Cristina, Luigi e Ciro. Allora, passiamo alla prima domanda di Cristina, che chiede intolleranza o allergia al nickel, sempre più frequente. Come possiamo agire attraverso l'alimentazione? Ecco, in realtà possiamo agire attraverso l'alimentazione irrobustendo il nostro microbiota intestinale, perché tutto ciò molto spesso è riduttivo l'approccio, no? Si va dall'allergologo e c'è la listina degli alimenti che devo evitare, poi arrivano dal nutrizionista, cioè vengono da me e dicono: dottoressa, oddio, ma non ne posso mangiare, non posso mangiare più niente, perché effettivamente il nickel metallo che si trova spesso in tanti alimenti. Allora, la modalità di produzione ne inficia molto i contenuti e questo, per esempio, già scegliere un alimento che è prodotto in modo biologico rispetto a un alimento che ha utilizzato fertilizzanti dove il nickel è all'interno, fa molto la differenza nella nostra esposizione, cioè quindi scegliamo un alimento che ne contiene meno. Poi le allergie e le intolleranze nascono tutti da un problema di disbiosi intestinale, cioè abbiamo perso quella integrità della barriera intestinale, quindi prima di escludere tutti quegli alimenti bisognerebbe andare a ripristinare una biosi intestinale, cioè andare a vedere che cos'è che ha creato disbiosi, andare a vedere anche lo stile alimentare, lo stile di vita e tutto quello che c'è a contorno. Poi invece per tamponare reazioni allergiche, per esempio ci sono delle resine tipo la zeolite che in caso di una reazione allergica, quindi prurito, così è in grado di chelare il nickel in circolo e quindi può dare un sollievo, ma non è la soluzione del problema. La soluzione del problema è andare a trattare l'intestino e vedere che cos'è che ha creato problemi. Perfetto, grazie mille Renata. Passo alla domanda invece di Ciro che ci chiede: è così evidente che l'alimentazione biologica sia maggiormente nutrizionale rispetto a quella convenzionale? So però che esistono degli studi, non mi ricordo quali, quindi non riesco a citarli, che asseriscono il contrario, cioè che non ci sia differenza tra biologico e convenzionale. Come posso ribattere a quanti sostengono l'inutilità del biologico? Allora, io prima di tutto ribatto dicendo che non è il tema della mia presentazione, ma in genere quando faccio delle presentazioni e faccio vedere l'impatto ambientale, la prima cosa che ribatto è l'inquinamento da pesticidi, la quantità di pesticidi e di veleni che finiscono nelle acque alle quali siamo esposte anche per motivi ambientali. Quindi questo è già un motivo importante, credo più importante di quello che sono intrinsecamente i valori nutritivi di un alimento. Chiaro che ci sono degli studi che dicono tutto il contrario di tutto, questo avviene in tutti gli argomenti. È difficile in realtà andare a valutare i contenuti nutritivi o il contenuto di micronutrienti, perché sapete benissimo che cambiano da una stagione all'altra, anche nello stesso alimento, perché ci sono anche delle condizioni climatiche che possono cambiare. Quella che ho fatto vedere io non è un singolo lavoro, ma è una meta-analisi, vuol dire che ha analizzato 343 lavori esistenti nella bibliografia scientifica e ha raccolti tutti insieme ed erano tutti
studi che confrontavano l'alimento convenzionale con l'alimento biologico e sono andati a vedere i contenuti come variavano. Quindi non è un singolo lavoro, ma sono 343 studi che sono stati raccolti in un'unica meta-analisi. Quindi questo è un'indicazione. Però io prima di tutto, per supportare il biologico, direi che è fondamentale il ruolo per l'ambiente. E la perdita di biodiversità è fondamentale per il nostro sistema immunitario. Perfetto, grazie mille. Passo alla domanda di Luigi che ci chiede: consumo delle uova al mattino deve essere moderato o può essere anche giornaliero? Allora, il discorso delle uova, io per parafrasare Franco Berrino, che conosco e ho avuto il piacere, diciamo, di conoscere in vari convegni, direi che se l'uovo è della gallina felice, il discorso che le uova aumentano il colesterolo è un po' una sorta di mito. Quindi io direi anche in questo caso, ossia mito al negativo, perché in realtà il colesterolo o l'ipercolesterolemia diciamo, causa alimentare è circa meno del 20%. In realtà a monte ci sono tutta un'altra serie di problematiche che comportano il colesterolo alto. Quindi questa era l'unica associazione per cui le uova venivano viste in modo negativo. Quindi direi che le uova possono essere consumate come colazione proteica. L'importante è la qualità dell'uovo, perché è chiaro che un uovo prodotto in un allevamento intensivo ha delle qualità nutritive che sono peggiori di un uovo di una gallina che è allevata all'aperto e che mangia determinate cose. Come noi mangiamo bene e abbiamo un microbiota sano, anche la gallina, se mangia bene, allevata bene, è felice, si muove, avrà un microbiota sano e le sue uova saranno migliori. Quindi direi, occhio a questo, alla qualità. Grazie mille Renata, questa serviva anche molto a me come risposta, quindi bene, grazie Ho visto un mille. sorrisino, infatti, compiaciuto. Assolutamente sì, bene, adesso posso tornare a mangiare un sacco di uova, benissimo. Allora, passa alla domanda di Alberto che mi chiede se lo yogurt di soia è ugualmente nutriente ed efficace per il microbiota o se bisogna rimanere su quello di latte vaccino. Ma allora, è completamente diverso, nel senso che è diverso come tipo di alimento. Non sono particolarmente appassionata dell'abuso della soia e diciamo a livello di processazione lo yogurt di soia è un alimento un po' più, diciamo, definibile in termini di vitalità un po' più morto rispetto a quello che può essere uno yogurt, quando parlo di yogurt anche che viene prodotto, diciamo, autoprodotto. Quindi è piuttosto diverso e anche qui entrerei in merito. Uno yogurt di soia può costituire diciamo, una fonte di proteine, occhio alla qualità della soia, perché se compriamo dello yogurt di soia che non è biologico, la soia lì sarà tutta OGM e sul ruolo degli OGM non entro in merito, non ci sono, diciamo, studi che ne accertino la negatività a livello di salubrità se vengono, diciamo, introdotti, ma sicuramente di non salubrità ambientale sì, perché le monocolture di soia sono quelle che hanno determinato un grosso inquinamento e uso di glifosato, che è un importante cancerogeno, un erbicida, per la quale la comunità scientifica internazionale è piuttosto, diciamo, dibattuta tra due posizioni, glifosato sì, glifosato no, ma le evidenze che il glifosato crea problemi proprio a livello di intestino e di disbiosi intestinale, ci sono un paio di indicazioni, per cui ecco, farei attenzione a questo. Perfetto, grazie mille. Allora, le ultime tre domande, dai. Faccio la domanda di Massimo che chiede: il ruolo dell'integrazione alimentare ed eventualmente come orientarsi, quindi quali integratori vitamini scegliere, in quali dosi, in quali periodi e se è necessario prima effettuare delle analisi o se si può accedere all'integratore in modo sicuro anche da soli. Ecco, grazie per la domanda. Chi è, come si chiama? Massimo.
Massimo, grazie Massimo per la domanda. Io sono una persona molto cauta sulle integrazioni, in che senso? Le integrazioni possono essere utilizzate anche a ruolo terapeutico, per esempio gli omega 3 che dicevo prima, in realtà in alcuni casi vengono ad alti dosaggi, vengono utilizzati proprio come terapie di alcuni tipi di patologie, per esempio anche di patologie infiammatorie, per cui è vero, si possono usare. Nell'integrazione banalmente normale di persona che non ha assolutamente nessun tipo di problema, giustamente tu dicevi, è più opportuno andare a valutare se c'è una carenza? E io dico sì, è opportuno, perché per esempio questi giorni è imperversato, per esempio il discorso della vitamina C, dell'integrazione di vitamina C per osso e quindi per bocca, utilissima per quello che riguarda, ad alti dosaggi, utilissima per quello che riguarda la resistenza al Covid, no? In qualche modo una terapia per difendersi. Allora, assumere ad alte dosi vitamina C per osso, quindi per bocca, altro non serve a andare a appesantire i reni, perché noi di quella quantità di 2 grammi, 3 grammi presi per bocca, ne assumiamo 100 mg al massimo. Dopodiché andiamo a eliminarli per via renale. Quindi capisci che questo tipo di integrazione non serve a nulla. Quando ho premesso che non avrei parlato di vitamina D, ma è importantissimo sapere i propri livelli e nel caso se i livelli sono bassi vanno ripristinati, purtroppo quelli, purtroppo, per fortuna, vanno integrati. Quindi comunque vanno ripristinati prima con un integratore che riporti i livelli e poi con un cambio di stile di vita, con l'esposizione al sole, con lo sport e via dicendo. Quindi, per riassumere, non sempre un'integrazione può essere utile. Ci sono molti studi che dicono che, per esempio, gli antiossidanti sono critici e quindi il livello è critico, per esempio, quando c'è una situazione precancerosa. A volte gli antiossidanti possono spingere verso un tumore piuttosto che proteggere da un tumore. E questo è uno studio che era emerso sui fumatori e l'integrazione con beta-carotene. Chi era stato integrato con beta-carotene ed era fumatore, in realtà ha avuto un rischio maggiore dei non integrati di sviluppare un tumore polmonare. Quindi i sistemi biochimici sono molto delicati e molto in equilibrio, per cui è sempre opportuno valutare, non prendere l'integratore pensando prendo una cosa che tanto male non mi fa. No. Anche l'integratore può far male se non è opportuno. Perfetto, grazie mille. Passo alla domanda di Cristina che chiede: alimentazione vegana, reale problema per la B12? Allora, Alternativa reale. all'alternazione in pillole. Assolutamente sì, reale problema per la B12 perché questo è anche nel sito, se nel caso chi mi fa la domanda segue un'alimentazione vegana che può essere assolutamente sostenibile, ma assolutamente la vitamina B12 va integrata e la scuola, la scienza di nutrizione vegetariana, c'è un sito, si può andare a vedere, è la stessa che oltre a incoraggiare a fare una dieta vegana perché è ritenuta più sostenibile, ha assolutamente integrarsi con la vitamina B12, perché la vitamina B12 è fondamentale anche quella per l'immunità, quindi se noi siamo carenti abbiamo tutta una serie di problemi, tra cui anche quelli che riguardano tutto il nostro sistema nervoso, per cui la vitamina B12 in regime vegano va integrata. Perfetto, grazie mille. Facciamo l'ultima domanda, che è quella di Alberto, che chiede: quali sono i trattamenti che rendono un cibo maggiormente trattato? Cioè, come riconoscere i cibi eccessivamente trattati e quindi evitarli? Ah, bene, potremmo dire che i cibi sono quelli che non sono le materie prime. Chiaramente noi potremmo dire che già un cereale in chicco è trattato, però voi capite che dal cereale in chicco, trattato perché subisce dei trattamenti, ovviamente raccolta, essiccazione, via dicendo. Poi, quando quel cereale noi ce lo troviamo nella barrettina dell'azienda tal dei tali o dell'altra tal dei tali, chiaramente è stata ulteriormente trasformata ed è stata ulteriormente trasformata, quella materia prima magari ne è stata utilizzata poca, sono stati aggiunti degli additivi, quindi in soldoni che cosa vi direi? Di utilizzare il più possibile degli alimenti freschi e degli alimenti non trasformati e quindi non utilizzare il meno possibile quelli che sono alimenti scatolati, quelli che sono alimenti che sono sottoposti a una lunga conservazione e che soprattutto hanno una grossa lista di ingredienti, dove gli ingredienti magari spesso sono degli additivi e dei conservanti. Tutti questi sono alimenti che sono molto trasformati.
Perfetto, grazie mille allora Renata. Io evito di continuare con le domande perché sennò veramente vedo che continuano ad arrivare, ad arrivare, ad arrivare, perché sennò stiamo qui fino a domani, siamo ancora in 107 che siamo connessi questa sera e ti ringraziano veramente tutti, Renata, sei stata veramente Grazie a voi. bravissima. Cristina, non so se vuoi togliere il muto al tuo microfono e fare un ultimo saluto e ricordare il prossimo appuntamento. Ci pensi tu, Cristina? Oh, volentieri, volentierissimo. Io già ho scritto in chat, no, non ci basta, dobbiamo fare una serie a questo punto. Un incontro non ci basta, quindi mettiamo in cantiere già una serie che ci permetta di approfondire tutte le tantissime cose molto interessanti che Renata ci ha proposto. E che dire, andiamo a preparare la cena a questo punto, visto che dobbiamo cucinare, perché il corollario del non utilizzare prodotti troppo trasformati è quello di riprendere in mano i coltelli, le padelle, tutto quello che concerne la cucina. Grazie ancora Renata, grazie a tutti, grazie a Francesco Cristina, sì, sempre. volevo approfittare e ringraziare te per l'opportunità perché organizzi sempre, ero venuta ad Udine, avevi organizzato una cosa molto bella ed è sempre un piacere perché hai sempre delle idee, delle proposte, insomma, forza avanti così perché sei un punto di riferimento, è sempre Wow. piacevole. Allora, Grazie. stasera non mi sento Concordo neanche anche io con mangiare. Renata. No, benissimo, grazie Renata, ma sicuramente torneremo ad incontrarci in qualche modo, poi lo vediamo dal vivo o dal webinar, insomma, lo facciamo. Sì, Buona. qua mi attendo. Ma lo bypassiamo, lo bypassiamo. Buon cucinare a tutti, quindi, e buona cena. Buona cena a Bene. tutti. Ciao. Bene, 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 un saluto e grazie mille entrambe, Renata e Cristina. Un saluto a tutti. Ciao Ciao, buona Francesco, serata e buona ciao a cena. tutti, Buona buona notte. serata, Ciao. ciao.